Macro categoria imprese, categoria insurance. Il premio è quello di progetto dell'anno innovazione Connected Health e andiamo a leggere insieme la motivazione. Per aver lanciato l'innovativa piattaforma online virtualhospital.blu, che in modo rapido e flessibile ha consentito agli utenti di gestire le prestazioni sanitarie di primo livello richieste, rappresentando così un esempio virtuoso di coesistenza tra innovazione tecnologica e fattore umano. E andiamo a vedere a chi va questo premio. The winner is Blu Assistance. E ho il piacere di avere in collegamento con me Marco Mazzucco, amministratore delegato. Ben trovato, buonasera, grazie per essere qui. Grazie, buonasera, buonasera a tutti voi. Nonché direttore vita e welfare di Reale Group. Allora, le chiedo subito un commento per questo riconoscimento. Guardi, intanto sono molto contento, sono veramente molto felice perché questo premio è un premio che corona un periodo di lavoro abbastanza intenso, un periodo di lavoro che ovviamente è stato accelerato dagli effetti della pandemia e quindi da quello che è successo nell'ultimo anno e che abbiamo visto tutti quanti noi, trovando in questo nostro nuovo prodotto proprio tutte le risposte che oggi sono necessarie per essere vicini alle persone. Lo stare a casa, la distanza, sono elementi che ci hanno spinto ad accelerare l'uscita di virtualhospital.blu proprio per portare a casa delle persone tanti servizi del mondo della salute. La sua lettura nella motivazione è particolarmente centrata perché è vero, è uno strumento di natura tecnologica perché la prima fase avviene attraverso una piattaforma, ma poi in realtà la relazione è totalmente umana con delle persone e questo dal nostro punto di vista è un asset importante, così come è un asset importante il fatto di dare alle persone un unico punto di riferimento. Quindi molto molto contento e ci tengo particolarmente a condividere questo premio con tutte le persone, con tutto il team di Blu che ha lavorato a questo progetto e che oggi dà delle risposte serie a tutti gli italiani. Ma infatti lei ha già preso uno dei concetti più importanti, diciamo così, che abbiamo letto nella motivazione, cioè il fatto che non ci sia assolutamente discriminazione, no, tra la tecnologia e il fattore umano, che è un po' la paura che hanno tutti, no, quando si parla di innovazione tecnologica e di digitalizzazione. In realtà, ecco, dipende come si portano avanti questi due aspetti e magari poi torniamo su questo concetto e mi piacerebbe appunto che ci raccontasse qualcosa di più della piattaforma online, proprio magari a partire da questo concetto di cui parlavamo. Ma intanto guardi, ci tengo a sfatare un mito. Quando si parla di telemedicina, la sensazione è di qualcosa che crei distanza tra il medico e la persona. Nella realtà dei fatti invece è uno strumento che avvicina, perché consente di integrare l'attività di un medico, la tradizionale attività di un medico, con tutta una serie di momenti e di confronti che avvicinano il medico al paziente nella vita di tutti i giorni. La piattaforma è proprio questo. Oggi frequentemente in Italia tutti quanti noi in presenza di un sintomo siamo purtroppo portati ad andare su un motore di ricerca per trovare delle soluzioni nella lettura di articoli piuttosto che di spot. Ecco, questo invece oggi attraverso la piattaforma può essere tranquillamente sostituito intanto in prima battuta con il contatto di un medico, perché si può chiamare H24 7 su 7, quindi sempre, un dottore che ti risponde, che analizza la questione, che instrada il tuo sintomo e il tuo percorso. Se non è sufficiente questo primo messaggio, si possono avere in contatto video tantissime specializzazioni mediche e quindi si può parlare direttamente con un cardiologo, con un pediatra, con un geriatra, con un internista, per avere una serie di informazioni molto molto utili al sintomo che in quel momento la persona sta avvertendo. Se anche questo non è sufficiente, sempre attraverso lo stesso strumento, quindi in un unico luogo, non bisogna andare in giro, in un unico luogo si può trovare
la visita diretta, quindi andare dentro una delle nostre strutture convenzionate, o addirittura ricevere a casa il medico, o addirittura ricevere a casa dei farmaci necessari per le prime cure. Per cui uno strumento che davvero avvicina il medico al paziente, ma soprattutto lo segue in maniera organizzata sulle sue esigenze. Ecco, e a questo punto, visto che parliamo appunto di innovazione e di progetto dell'anno, in questo caso però innovazione che è una delle parole chiave del momento, come guardate al futuro? Noi al futuro guardiamo con estremo interesse, perché siamo convinti che quello che è successo quest'anno comunque ci lascerà in un contesto dove le persone sono per fortuna più sensibili al tema della salute. Prima della pandemia e durante, non dimentichiamolo, la spesa degli italiani out of pocket, quindi dalle tasche degli italiani, era superiore ai 40 miliardi, quindi una cifra veramente molto importante. È una area che noi possiamo in qualche modo colmare con i nostri servizi, con i nostri prodotti assicurativi, quindi guardiamo al futuro con l'idea concreta che il mondo del welfare, dei prodotti assicurativi, il mondo della salute siano un'area di sviluppo importante, probabilmente una delle più importanti per il mondo assicurativo. Ecco perché penso tantissimo agli agenti, al mercato della distribuzione, degli agenti di assicurazione in particolare, perché si apre per loro una nuova grande opportunità di crescita, che tra l'altro sarà anche rilanciata nel piano complessivo nazionale di rilancio che il governo sta proprio studiando e varando in questi giorni, anche perché solo per il mondo salute sono previsti veramente tanti miliardi di investimenti che ci consentiranno di andare ed integrare sempre di più il nostro sistema sanitario nazionale, che ricordiamocelo, lo dobbiamo sempre, sempre ringraziare per tutto quello che ha fatto per noi in questo anno. Certo, dottor Mazzucco, un'ultima questione, ovviamente lei sa che questi nostri awards sono creati appositamente per dare degli esempi, no? Per far vedere come anche in questo caso è doveroso sottolinearlo, in momenti emergenziali ci siano delle realtà veramente importanti per il territorio, ma che possono essere queste stesse realtà un po' il faro a cui ispirarsi, e ovviamente ogni anno si rinnova l'appuntamento. Mi auguro che magari nella prossima edizione ci possa essere l'opportunità di rivederci, insomma noi sa che attraverso il nostro, insomma, tutta la nostra organizzazione monitoriamo le realtà, voi vorreste esserci ancora, così almeno diventa di buon auspicio, no? Anche per il futuro, visto che stavamo parlando di questo. Lo considero un invito accettato e avremo anche il piacere di condividere i risultati di questa nuova iniziativa che noi abbiamo già esteso per esempio a tutto il nostro mondo, quindi tutti i nostri colleghi in questo momento possono utilizzare e stanno utilizzando con grande soddisfazione i servizi della piattaforma di virtualhospital.blu. Quindi invito accettato. Ottimo, benissimo, me lo segno. E guardi, lei invece si segni questa data, però io non posso dire nulla di più, lo dico ovviamente anche a tutti gli altri partecipanti e vincitori. 10 novembre ci saranno 18 milioni di persone che ci seguiranno, però adesso mi fermo qui e credo che anche questa data vada segnata in agenda. Mi dia retta. Fissata. Va bene, allora grazie a Marco Mazzucco, amministratore delegato di Blu Assistance, a cui vanno ancora i miei complimenti, naturalmente per tutto il team per questo riconoscimento, e direttore vita e welfare di Reale Group. Grazie per essere stato con noi. Grazie a lei e a tutta la redazione. Buona serata, grazie.